Si è praticamente conclusa un'estate non semplice per il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, sotto l'aspetto della viabilità e della sicurezza urbana. La condizione delle strade, per larghi tratti in uno stato non idoneo, sempre trafficate a causa in particolare del passaggio di mezzi pesanti e dei veicoli, specie di turisti in viaggio verso la costiera, ha preoccupato fin dall'inizio della bella stagione il primo cittadino, che ha dovuto alzare la guardia e mettere precisi paletti, con ordinanze di chiusura di vari tratti e disposizione di sanzioni per i trasgressori. Sono state elevati più di 100 verbali, per lo più verso mezzi pesanti, che hanno violato quanto previsto dal comune di Corbara. Il sindaco ha tenuto a ribadire che questo è stato l'unico modo per tutelare la qualità della vita dei cittadini corbaresi, contrastando quindi ogni forma di violazione del codice della strada e delle ordinanze. Il sindaco intanto ha confermato di aver avuto un incontro in provincia rispetto ai lavori di riqualificazione delle stesse strade di Corbara. Sono stati confermati anche i 3 milioni di euro finanziati a fronte dei 7 richiesti con progettualità diverse. Tra un mese si dovrebbero avviare i bandi di gara per poi cominciare i lavori tra marzo e aprile 2020. Pentangelo infatti spera che le strade di Corbara siano nuove e più sicure fin dalla prossima estate. Ho semplicemente ripristinato, rendendole molto più dure, delle limitazioni al traffico, soprattutto pesante, perché io devo proteggere la mia comunità. Mi rendo conto che sono provvedimenti antipatici, sicuramente, perché comportano delle problematiche non da poco, ma tuttavia nel rapporto costo e ricavi io devo tenere presente il beneficio che ne viene alla mia comunità in termini di vivibilità, di smog, di traffico, e perché francamente, come ho avuto modo di dire anche al presidente della provincia che ho incontrato poche sere fa alla ripresa, gli abbiamo parlato noi, eravamo presenti il sindaco di Tramonti, di Corbara, di Sant'Egidio, di Maiori, il presidente della comunità montana, sindaco di Scala Manzi, e il presidente della provincia. Noi gli abbiamo ribadito che i 3 milioni di euro che la regione ha destinato al nostro progetto a fronte di 7 richiesti sono assolutamente insufficienti al fine di una messa in sicurezza generale e complessiva della strada, perché noi abbiamo la necessità di dover recuperare non solo il problema del manto stradale, perché recuperare il manto stradale significa fare un lavoro di raschiatura fatto come si deve, mettere almeno un tappeto di asfalto di 5 cm, mettere dei sistemi di drenaggio fatti come si deve, recuperare le cunette, recuperare le bocche di lupo, recuperare tutti i sistemi di raccolta delle acque, rimettere apposta i muretti. Poi lascio stare quello che è la problematica della costa. Questo è per quanto riguarda il manto. Il manto stradale. Poi abbiamo tutto il problema della tenuta della struttura rocciosa. Allora, noi avevamo un progetto molto più complesso, più articolato e soprattutto, diciamo, strutturale. Abbiamo avuto 3 milioni di euro, ci teniamo i 3 milioni di euro ovviamente, perché non potremmo fare diversamente. Detto questo, noi speriamo che da qui ad aprile, marzo-aprile, di cominciare anche i lavori. Noi vorremmo arrivare all'estate del 2020 con questi lavori conclusi.